Ciao a tutti ragazzi, io sono Mike e questo è Mike's Tech. Oggi andiamo a fare un confronto tra il DJI Mavic Air e il DJI Mavic 2 Pro. Lo so che ve l'hanno fatto in veramente molte poche persone per il semplice fatto che questo nuovo drone non è un erede del Mavic Air e quindi non avrebbe molto senso fare questo confronto. Però, perché no? Ad esempio, uno perché dovrebbe scegliere il Mavic 2 Pro rispetto al Mavic Air? È una domanda che certe persone si potrebbero porre e quindi ho pensato di fare questo video. Innanzitutto tengo a ringraziare veramente tanto Davide Primiceri, che è il ragazzo che mi ha prestato il Mavic Air, per fare quindi questo confronto. Partiamo dal costo. Il Mavic 2 Pro costa all'incirca 1500 euro, mentre il Mavic Air oscilla tra gli 800 e i 900 euro. Quindi comunque ci sono 600-700 euro di differenza, il che non è affatto poco. Allora, la fotocamera, come ben sappiamo, sul Mavic 2 Pro vince alla stragrande perché comunque permette di registrare in 4K a 30 fps, ma al di là di questo le riprese sono in HDR e con un profilo colore 10 bit in D-Log oppure in HLG, che sono diversi profili colore che permettono una volta in post-produzione di cambiare un po' tutti i colori e l'esposizione. Questa cosa il Mavic Air non ce l'ha, però si può imitare mettendo tutti i valori della saturazione, del contrasto e della nitidezza più bassi possibili, un po' come sulle Canon. Quindi, per quanto la fotocamera, ovviamente vince il Mavic 2 Pro, seppur la fotocamera del Mavic Air sia veramente veramente buona per quello che è, cioè comunque un drone da 800 euro ha una fotocamera molto molto buona. Ha comunque delle immagini nitide e in questo caso io l'ho registrata in 1080p a 60 fps, quindi un po' diverso da quelle che sono registrate col Mavic 2 Pro. Come facilità di volo sono entrambi molto semplici, il telecomando è molto simile, seppur il telecomando del 2 Pro abbia un display LCD per vedere alcuni parametri standard, quindi il GPS, come stanno la batteria del drone, del radiocomando e altri dati. Ovviamente il prezzo è molto diverso e quindi è normale che un drone che costi di più sia migliore, seppur non è sempre così. Comunque Mavic Air rimane un ottimo drone per i consumer. Non è detto che uno debba comprare per forza il modello migliore, perché magari non è necessario. Quindi, se volete avere delle riprese che siano belle subito, Mavic Air. Se volete invece delle riprese che siano da elaborare sia in post-produzione sia anche con un po' di studio della fotografia, Mavic 2 Pro, che vi dà delle immagini di sicuro migliori rispetto al Mavic Air. Vi dico soltanto una piccola cosa: infatti, non sono riuscito sul Mavic 2 Pro e non penso neanche sul Mavic Air a girare la fotocamera facendo un pan, ma si gira tutto il drone fisicamente e non riesco a capire se questa cosa è soltanto perché io sono ritardato col drone e non riesco a trovare questa funzione, oppure se è veramente così. Scrivetelo nei commenti. Per le foto siamo veramente molto simili, però, come già detto, sul Mavic 2 Pro c'è una Hasselblad e quindi le immagini sono in definitiva migliori. La portabilità e un peso sono un punto a favore per il Mavic Air, infatti è molto piccolo e si può inserire tranquillamente in una tasca dei pantaloni, mentre il mio DJI Mavic 2 Pro purtroppo nei pantaloni non ci sta, infatti devo girare sempre con lo zaino. Fortunatamente entrambi i radiocomandi di questi droni permettono di svitare i joystick e di riporli in maniera più sicura, quindi non si rompono durante il trasporto. Questo è un punto a favore per entrambi i modelli. Quindi, in definitiva, cosa consigliarvi? Beh, innanzitutto aspettate a deciderlo perché ora vedete un video cinematografico fatto sia col Mavic Air e sia col Mavic 2 Pro. Quindi ragazzi, spero che questo video cinematografico vi sia piaciuto e anche ovviamente la parte principale del video, quindi quella dove ho parlato. Ditemi un po' cosa ne pensate di questi video confronto, non so se io sia stato abbastanza chiaro, in caso contrario scrivetemi cosa devo migliorare giù nei commenti. Vi ricordo di seguirmi sui miei profili Instagram, MikeStackYT e Michelorossini_PH. Da Mike è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Bye!